595 anni fa, un frate, San Giovanni da Capestrano, scrisse il lodo di pace tra Lanciano ed Ortona per porre fine ad annose lotte che stavano impoverendo le due comunità. In cattedrale a Lanciano è stata celebrata la ricorrenza con una messa officiata da Monsignore Emidio Cipollone, arcivescovo di Lanciano e Ortona. Il messaggio che si deve lanciare oggi è lo stesso che lanciò Giovanni da Capestrano 595 anni fa e che lo stesso Gesù è venuto a portare sulla terra. Senza la pace non c'è progresso, senza la pace non c'è futuro. Per avere la pace, come ci ha ricordato anche il Papa nel suo messaggio per quest'anno, ci vuole un grande dialogo fra le varie generazioni, genitori e figli, nonni e nipoti, adulti e giovani. Ci vuole l'educazione reciproca ai valori fondanti per una buona umanità, alla luce anche della paternità di Dio che fa di noi tutti figli e tutti fratelli. E ci vuole anche un giusto lavoro, un sano lavoro per tutti quanti, perché il progresso che viene anche dal lavoro è il nuovo nome della pace, come San Paolo VI diceva. Il valore storico del lodo di pace è stato ricordato dal professor Elio Giannetti. La diatriba è sorta per motivi commerciali, per motivi economici delle due città. Ognuno cercava di prevaricare e di prevalere sull'altra, mentre invece non si erano accorti che invece tutto ciò andava a discapito sia dell'una che dell'altra. Con l'arrivo invece del San Giovanni da Capestrano tutta questa diatriba si è risolta. E entrambe le città ne hanno avuto un notevole riscontro anche economico. Presenti il sindaco di Lanciano Filippo Paolini e l'assessore del comune di Ortona Maria Giambuzzi. Momento di riflessione importante perché se pensate che all'epoca si facevano le guerre, Lanciano e Ortona per interessi commerciali, i Dazi, il porto che Lanciano stava aprendo a San Vito, in concorrenza a quello di Ortona perché litigavano sui Dazi. E oggi, se pensiamo alle guerre di oggi, fondamentalmente sono per interessi commerciali pure oggi. Ci vorrebbero tanti San Giovanni da Capestrano pure oggi, però il valore della pace è un valore sul quale bisogna tornare spesso e queste giornate, ti ricordo, sono importantissime. Questa cerimonia mi ha particolarmente colpito perché ci fa appunto ricordare l'importanza della pace. Naturalmente questo è un evento storico accaduto tanti anni fa, però l'obiettivo è sempre importante, è sempre difficile da raggiungere, ma bisogna continuare a lavorare. Gli amministratori devono continuare a lavorare, ognuno di noi deve continuare a lavorare perché sia nelle piccole comunità, così come a livello internazionale, come appunto stiamo vedendo in quest'ultimo periodo, il raggiungimento della pace è fondamentale anche per il benessere e per il progresso dell'umanità, quindi dobbiamo continuare a lavorare in questo senso.